just fine before I met you. I drink too much and that's an issue. Tradire, un semplice verbo dall'azione a volte devastante. Infatti è proprio il tradimento uno degli eventi che più di altri può scuotere drammaticamente la stabilità di una coppia, creando un vero e proprio terremoto interiore, capace di distruggere in poco tempo quello che si è costruito in anni e anni di relazione. Ma se il tradimento può essere il colpo di testa o l'inciampo di una sera e fermarsi lì, in altri casi può diventare una relazione stabile extraconiugale, che nasconde frustrazioni e insoddisfazioni del rapporto a due. Per cercare di capirne le cause e chissà magari evitare di cadere nel tragico errore, ne abbiamo parlato con Barbara Fabroni. Cause del tradimento possono essere infinite. Una causa importante è la relazione intima con l'altro, quindi la mancanza di soddisfacimento e la stanchezza, perché come dicevo anche prima, nella coppia un ingrediente essenziale è portare sempre una dinamicità e anche una creatività, non appiattirsi sul quotidiano e sullo scontato, perché prima o poi ci viene a noia comunque, quindi abbiamo bisogno di introdurre strumenti completamente diversi che portino un'armonia diversa a quella modalità monocorde che c'è stata fino a quel momento. Tutto questo lo si può fare se all'interno della coppia c'è una buona capacità di confrontarsi, sia da un punto di vista relazionale ma anche da un punto di vista intimo e anche da un punto di vista di quelli che sono i bisogni sessuali sia dell'uno che dell'altro. Generalmente quando si tradisce è la storia di una sera o lui e lei sono in viaggio di lavoro, incontrano una persona e accade il fattaccio. Può esserci dietro un disagio nella coppia oppure può esserci un momento che la persona sta attraversando. Può essere portavoce anche di una difficoltà della relazione stessa della coppia. E può, come effetto positivo, può produrre anche una consapevolizzazione nella persona che quello che sta accadendo è soltanto stato un momento di difficoltà che si è consumato in un breve tempo, ma che la relazione importante, essenziale, sta da un'altra parte. La cosa diversa è la relazione extraconiugale. Dal mio punto di vista, avere una relazione extraconiugale significa avere una doppia vita parallela e generalmente sono quelle situazioni in cui la relazione extraconiugale permette alla relazione di fatto di stare in piedi. Io moltissime volte ho visto situazioni di questo tipo in cui lui o lei hanno una storia che perdura da mesi, da anni, e questo permette il mantenimento della relazione stabile familiare, del matrimonio piuttosto che, e nel momento in cui si incrina o il matrimonio, quindi giungono a una separazione, o la relazione extraconiugale, nessuna delle due relazioni più vive, perché molte volte noi nelle relazioni stabili che abbiamo, in un matrimonio per esempio, non riusciamo ad affrontare con l'altro le problematiche che ci sono, quindi ci sono dei soggetti che sono evitanti, evitando il problema cercano di compensare quella carenza che hanno all'interno del matrimonio, della relazione, attraverso qualcos'altro che trovano al di fuori. Quindi l'amante compensa la carenza che c'è all'interno della coppia di fatto. Beh, se noi teniamo la relazione con l'altro, se c'è stato un tradimento per una serata particolare, eccetera, il mio consiglio è sempre perdonare, anche perché io faccio sempre il gioco dell'accento, no? Rispetto al perdono e perdono. Cioè, noi molte volte perché non perdoniamo l'altro rischiamo di perderci e casomai quella persona è una persona importante per noi. Quindi passare sopra a una serata particolare permette anche di non distruggere tutto quello che è stato costruito, se quello che è stato costruito è significativo.